Troppi furti e troppe auto danneggiate al parcheggio scambiatore alle porte di Marina di Ravenna. E così il Consiglio Comunale all'unanimità ha votato un ordine del giorno per chiedere alla Giunta interventi per la messa in sicurezza dell'area. In assemblea è arrivato infatti un ordine del giorno presentato congiuntamente da Lega, Partito Democratico e Partito Repubblicano, in una rara coesione di intenti fra maggioranza e opposizione. Il documento è poi stato sottoscritto da Lista per Ravenna e Lista De Pascale Sindaco e ha ottenuto l'approvazione di tutti gli schieramenti. I troppi furti che da primavera a settembre inoltrato si susseguono al parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna in sostanza hanno ormai fatto ricadere sull'area una nomea di luogo poco sicuro. Sono molti i ravennati o gli abituali frequentatori dei Lidi Sud che preferiscono non parcheggiare lo scambiatore ma trovare un posto auto fra le vie dei Lidi. La fama poco felice che si è attirata addosso l'area rischia così di andare in parte a vanificare il progetto voluto dall'amministrazione comunale di eliminare il maggior numero di veicoli in transito lungo i Lidi rendendo la località più vivibili. Purtroppo, infatti, lo scambiatore non è raro imbattersi in auto con le portiere forzate o i finestrini spaccati da malviventi che puntano a rubare qualsiasi cosa venga dimenticata sui sedili. Nel corso dell'ultima estate, in determinate serate, si sono verificati dei veri e propri raid con decine di vetture colpite dai ladri. L'area, al momento, facilita questo tipo di azioni. Non è custodita, non vi sono telecamere di videosorveglianza, è vasta e per molte ore della giornata quindi abbandonata un po' a se stessa, così che i malintenzionati possono agire indisturbati lontano dagli occhi di eventuali passanti. È stata quindi avanzata la richiesta di installare nuovi punti luce. Già dalla scorsa estate era stata avanzata la proposta di adottare una videosorveglianza. Il tutto dopo l'acquisizione da parte dell'amministrazione ravennate dell'area privata sulla quale è stato realizzato l'ampliamento dello scambiatore, in modo tale in futuro da riuscire a recintare l'intero parcheggio.